Da lunedì e per una settimana, Palazzo Santa Chiara, sede del Sistema Bibliotecario Vibonese, ospiterà una kermesse serale tra letteratura, cinema e teatro dal suggestivo titolo Aspettando il Festival a Leggere e Scrivere. Questo perché l'iniziativa si caratterizza come un'anteprima dell'ormai consolidato Festival a Leggere e Scrivere, in programma come sempre ad ottobre, ma per il quale si sta già lavorando da tempo. Da qui l'idea di questo appuntamento estivo con l'intento di stimolare la riflessione su temi di stringente attualità e di valorizzare gli spazi di aggregazione. Il tutto in attesa di un festival, Leggere e Scrivere appunto, che si preannuncia di grande interesse per gli ospiti che animeranno le giornate di ottobre a Palazzo Gagliardi. Una settimana ricca di appuntamenti, soprattutto di film, proiezioni di film, prevalenza di film italiani. E poi abbiamo un appuntamento col dottor Gratteri che presenterà il suo ultimo libro e poi abbiamo uno spettacolo teatrale, Briciole, di Paolo Cutuli. Una settimana intensa. Diciamo che questa è una maniera di tenere vivo l'interesse nel periodo estivo, però con l'idea sempre di pensare al prossimo festival di ottobre. Al quale stiamo lavorando molto intensamente, e sarà bellissimo il prossimo Tropea Festival Leggere e Scrivere. E ricordo le date a questo punto, approfitto per ricordare che dal 9 al 14 ottobre Palazzo Gagliardi e non solo, e anche altre location che vengono riconfermate come Soriano, Pizzo, insomma altri posti, comunque prevalentemente il programma si svolgerà a Palazzo Gagliardi dal 9 al 14 ottobre. Grandi nomi attendono. Grandissimi nomi, grandi scrittori, intellettuali, un bellissimo festival.